Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su No Man's Sky. Allora ragazzi, proseguiamo la serie. Dunque, io sono andato leggermente avanti rispetto all'ultimo episodio, ma perché ho avuto un problema di registrazione e col gioco, nel senso che stupidamente io ho No Man's Sky installato sul PC da che è uscito, praticamente non l'ho mai disinstallato. Cosa è successo? Che all'epoca, quando uscì No Man's Sky, io lo installai sul mio vecchio hard disk, cioè sul mio primo disco fisso, che non era neanche un SSD. Quindi mi sono reso conto, vedendo tempi di caricamento troppo lunghi e prestazioni del gioco abbastanza ridotte, ho detto: ma che strano che mi gira così. Vado a controllare e No Man's Sky era installato sul disco vecchio. Quindi adesso l'ho spostato su SSD, penso che si vedrà anche dalla grafica, ma inoltre ho comunque avuto problemi con la registrazione del precedente gameplay, che voi non avrete visto, in cui sono andato un po' avanti col tutorial e fondamentalmente mi ha fatto ricercare comunque nella nostra base diciamo un reattore per poter dare energia al teletrasporto, dopodiché mi ha fatto riandare, diciamo così, nello spazio per entrare appunto nella stazione spaziale e qua parlare diciamo così con un alieno per attivare fondamentalmente la missione successiva, che è appunto quella risvegli, che vedete adesso in basso a destra. Praticamente questo alieno ci ha dato delle coordinate, sono andato in quel punto, c'era un relitto di un mercantile gigantesco, ho estratto un progetto e il progetto è appunto quello dell'iperguida, che vedete per l'appunto in basso a destra. Ora io devo andare ovviamente a installare l'iperguida, ma ci serve un sacco di metallo cromatico e ci serve anche ci servono 5 microprocessori. Ora i microprocessori mi ha detto di comprarli qua nella base, quindi andiamo a vedere se riesco a comprarli. Nel frattempo io comunque qua nella stazione spaziale ho acquistato, perché anche questo me lo faceva fare il gioco, uno slot aggiuntivo per la tuta, che il primo era gratuito, e in più ho anche comprato, visto che c'ero, un nuovo multitool, che è questo qua, è un classe C, l'ho scambiato con il mio pagando questo qua, mi sembra circa sui 25-30 mila, non è ovviamente come quello che avevo nella partita precedente, però sicuramente è migliore rispetto a quello di base che c'è all'inizio. Quindi vediamo a questo punto se possiamo acquistare dei microprocessori, eccoli qui. Il problema è che mi servono 137 mila, mo' è un bel casino, perché mo' dobbiamo capire, devo capire se posso andare a vendere qualcosa, perché 130 passa mila non è poco, ragazzi, non è veramente poco. Posso vendere l'argento, potrei vendere anche l'uranio, anche se vabbè, purtroppo non è il massimo della vita. E poi io non è che ho molto altro da vendere, l'ossigeno no, perché mi serve. Potrei vendere questo metallo, ma devo fare comunque le altre cose, quindi mi serve due frammenti di cristallo, non lo so, quasi quasi anche questi magari li vendiamo. Di idrogeno ce lo pagano molto bene, però il problema è che mi serve per fare il carburante, quindi potrei vendere eventualmente la mordite, anche questa, come detto ragazzi, so che serve tutto, anche la radice dolce ce la vendiamo, so che serve assolutamente tutto, ma ribadisco, in questo caso mi servono soldi per forza di cose. La carne squamosa la possiamo vendere, siamo già a 106 mila. Di idrogeno la richiesta è alta, e me lo pagano anche bene, ne ho 487. Allora facciamo una cosa, prima di vendere, aspetta, non è che già così me li posso comprare i microprocessori, mi sa di no, mi sa di no, perché ne devo prendere mi sono 137 mila, noi ne abbiamo 106 mila. Facciamo una cosa, così vi faccio anche vedere il teletrasporto in base, almeno vedete anche il pianeta, che figata è adesso con No Man's Sky su SSD, ragazzi, un altro mondo. Vi chiedo umilmente scusa, ma non ci pensavo minimamente più, cioè ero straconvinto che già mi girasse su SSD, e invece no, e fa veramente un'enorme differenza sia in tempi di caricamento sia ovviamente in prestazioni, perché in questo caso ho potuto mettere per l'appunto tutto a palla, e a livello anche grafico gira
decisamente decisamente meglio, cioè gira da Dio, ha qualche frizzettino proprio bassissimo nel momento in cui usciamo dall'atmosfera del pianeta o entriamo, quello abbastanza classico perché deve caricare ovviamente tutto il resto, ma come vedete cioè tantissima roba così, mamma mia, veramente veramente tanta roba. Allora cambiamo un attimo questo perché qua devo andare a raccogliere un po' di roba. Allora, a me serve tantissimo metallo cromatico. Allora ragazzi, raccolgo un bel po' di rame, polvere di silcato, ma questo non è rame. Ah no, ok, rame. Ok, ok, no, sto raccogliendo anche la polvere, va bene, ma a me interessa solo ed esclusivamente il rame, ragazzi, perché come detto, per fare il metallo cromatico mi serve il rame. Quindi tiriamo via tutto questo bel giacimento, così poi andiamo a fare questa cosa e quindi a completare, diciamo, l'iperguida, anche perché finalmente con l'iperguida, ragazzi, riusciamo a viaggiare tra tre sistemi, quindi tanta roba, indubbiamente tanta, ma tanta roba. Allora io ne prendo sempre ancora un po' di idrogeno, che tanto, come detto, sappiamo servire, quindi tanto vale, tanto vale che ci pigliamo tutto. Ok, 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 buona. Perfetto, andiamo, andiamo. Diamo che è tardi. Diamo che è tardi. Facciamo ricaricare. Dovrei prendere dei potenziamenti anche per lo scatto, per il jetpack, per un fracco di roba. Però, vabbè, adesso pian pianino cercheremo di fare tutto. Allora, quindi dammi il rame e abbiamo il metallo cromatico. Perfetto, ne abbiamo un bel po', quindi tecnicamente dovremmo riuscire insomma a fare tutto. Allora, mentre lì Raffina tanto va avanti da solo, vedete che io ho fatto il collegamento con il nostro reattore a biocarburante che andrà avanti per 24 ore passa, però devo trovare delle batterie, cioè devo sbloccare le batterie e i pannelli solari in modo che qua sia sempre carica, se no poi non ci posso più andare ovviamente se non ho corrente, cioè ci devo arrivare con la navicella, quindi devo anche trovare un sacco di manufatti, quelli sepolti, per sbloccare le batterie e come caspita si chiamano, i pannelli solari, così almeno sono sicuro di avere sempre roba, cioè di avere sempre corrente più che altro. Allora, vendi, quindi vediamo un attimo, allora cosa possiamo vendere, di idrogeno adesso ci dà 25.000. Vabbè, questi due cristalli adesso vediamo, vediamo un attimo. Allora, fai così, vendi prima la carne squamosa che me la pagano un botto. Ok, tanto adesso ne devo comprare 4 in realtà, quindi tecnicamente me li dovrebbe dare a un prezzo, esatto, 110.000, ne abbiamo 136.000, quindi ne possiamo tranquillamente comprare 4. Perfetto, quindi adesso abbiamo tutto, per cui torniamo... se mi togli, sì, continua, dai, torniamo alla nostra base, facciamo così, tac, teletrasportati, almeno noi torniamo adesso alla nostra base, prendiamo il metallo e andiamo a installare l'iperguida, poi ci farà fare sicuramente il carburante ovviamente per l'iperguida, che era, non mi ricordo più, il gel di qualcosa, non mi ricordo, e quindi piano piano vedremo di andare avanti in questo bellissimo viaggio che a me sinceramente sta piacendo un casino. Mi sta piacendo veramente un casino, però prima di lasciare questo sistema devo necessariamente fare dei pannelli solari e delle batterie, perché sennò, come detto, qua non riusciamo più assolutamente a tornarci e mi spiacerebbe sinceramente. Quindi allora andiamo a finalizzare l'installazione, così salvo anche, ne approfitto. Allora, astronave, iperguida, tac e tac, perfetto, abbiamo fatto tutto, ottimo, quindi possiamo togliere e adesso l'obiettivo è per l'appunto completato. Adesso vediamo se ho qua vicino modulo sepolto, perfetto, ce l'abbiamo qua, ottimo, quindi questo lo andiamo subito a prendere. Iperguida installata sull'astronave, adesso mi darà per l'appunto il nuovo obiettivo. Allora, dammi questo, dovrebbe essere, no, un po' più in là in realtà, dovrebbe essere qua sotto, quindi andiamo di scavare ed eccolo qua. Ok, dai, speriamo me ne dia più di uno, no, sempre uno me ne dà, porca miseria, mi sembra che me ne servono addirittura 8, ma a me basterebbero anche solo i pannelli solari, sinceramente, la batteria non è che me ne frega un granché, tanto il pannello solare mi deve andare solo ad alimentare
come caspita si chiama, ad alimentare il teletrasporto. Non ci serve altro, sinceramente, quindi me ne basterebbe anche solo uno. Reliquia sotterranea, ma anche questa mi vale come... come punti, vediamo, perché non mi ricordo queste cose, ragazzi, quindi abbiate pazienza, ma devo un attimino riguardarmele, riprovarle, perché sinceramente non mi ricordo. Ammazza se in profondità questa, oh, porcaccia boia. Se no, anche se fosse roba da vendere, mi va bene. Ah, sono spawnato in una caverna, fantastico. Fantastico questa cosa. Ah, era qua la reliquia, ok. No, non credo che c'entri. Però abbiamo... ah, i vorticubo! Beh, questi ce li pagano un sacco, Questi qua, se non è cambiata la cosa, ce li dovrebbero pagare veramente bene. Allora, guardate, figata anche sta galleria sotterranea. Bellissima. E qua il nostro mega bis che abbiamo scavato per raggiungerla. Ok, no, riusciamo sopra perché mi servono. Mi servono assolutamente, ma vuoi dire che non ce n'è più? No, è impossibile, dai, macchinario danneggiato, argento, quello cos'è? Byte Artemio, la mia, ok. Modulo tecnologia sepolto, là ce n'è uno, ce n'è uno un po' più vicino, no? Mortacci su, ok, vai. E ne abbiamo un altro, perfetto. E altro modulo tecnologico preso, un altro dato recuperato. Allora, prendiamo anche sta roba che... mi dà comunque intanto roba da vendere, ok, le feci, quella roba lì. E poi in più dovrebbe darmi naniti. Naniti ricevuti, perfettissimo. Ok, boh, ce ne possiamo anche annà. Ce ne possiamo anche annà all'astronave. Benissimo, quindi torniamo all'astronave. Vediamo di investire questi punti. Cercherò ovviamente di metterli appunto sui pannelli solari principalmente. Poi se mi avanzano sblocchiamo anche le batterie, così stiamo ancora più tranquilli, ragazzi. Allora, ok. Tecnologia. Allora, quindi questo è quello che ho sbloccato, il reattore a biocarburante, così ve lo faccio vedere. Il cablaggio era gratuito, quindi l'ho sbloccato, ma non mi è costato nulla. Dati recuperati 13. Sì, quindi riusciamo, mi sa, a sbloccare entrambe le cose. Pannello solare, assolutamente sì. Placca oro. Mo io però l'oro l'ho venduto tutto. Bravo pirla che sono. E le batterie ne abbiamo 3. Però di batterie mi serve solo la ferrite magnetizzata, quindi potrei eventualmente... però in ogni caso, anche se gli metto la batteria, questo quando ha finito, poi la batteria penso si scarica dopo un tot, quindi mi serve assolutamente dell'oro. Per cui facciamo così, torniamo un attimo sulla stazione, facciamo sta cosa e andiamo a spaccare un po' di asteroidi, ragazzi, in cerca di oro. Andiamo a spaccare asteroidi in cerca di oro, perché se no così è un po' un casino. Se no così, ragazzi, è veramente un casino. E mi serve per forza l'oro. Poi il metallo cromatico, vabbè, mi serve anche dell'altro rame, peraltro. Adesso siamo risaliti sulla nave, così ci dice che l'iperguida è installata. Ovviamente lo stato del carburante per l'appunto è esaurito, ok. Cella di curvatura, ecco cosa mi serve. Perfetto, quindi devo trovare l'antimateria. Quindi adesso abbiamo sintonizzato lo scanner. Ok. Quindi chissà se ce ne fosse magari sul pianeta dove siamo noi con la base. Non sarebbe neanche male. Dopo torno al pianeta, magari lo faccio da lì lo scanner, così vediamo. Però intanto no, questo è platino. Sì, per quanto sia buono, però sinceramente a me serve l'oro. Vediamo un attimo su questi altri asteroidi se troviamo un po' d'oro. Argento. Mi pareva che trovo tutto tranne che l'oro. Prima lo trovavo a pacchi. Prima lo trovavo... oh, oro! No, perfetto, l'abbiamo trovato. Ottimo, così, vai, vai. Piglia oro, piglia... a parte che forse sull'astronave ne ho ancora, però... però, vabbè, nel dubbio io lo prendo, che si sa mai. Ok. Ah già, adesso ho anche questo. Ui, puri siluri abbiamo, che figata. Vediamo questi, com'è che vanno. Ma lo spacca l'asteroide? No, in realtà no. Va bene, e allora usiamo questo. Ok, vai, pigliamo tutto l'oro che possiamo. Perfetto, poi dovrò migliorare la nave. Dovrò migliorare un fracco di cose, ragazzi. Dovrò migliorare veramente un fracco di cose, ma ci vorrà un pochetto, Poi pian piano vediamo di fare tutto. Ok, allora, oro quanto ne abbiamo? 36, mi sa che me ne serve di più.
Mi sa che me ne serve decisamente di più. Vediamo qua cosa c'è. L'ho pigliato? Mai nella vita? Sì, forse un po' sì. Vediamo cosa c'è qua. Se ci fosse oro. No, argento. Vediamo tra questi piccoli qua. Molto bella questa zona. Vediamo se trovo magari un po' d'oro. Non sarebbe male, effettivamente. Questo cosa c'ha? No, infermasso di trizio. Sì, buono anche quello, per amor di Dio, perché mi serve anche quello, però. Come detto, cercavo oro. Argento. Trizio. Pepita d'oro, fantastico. La pepita d'oro va benissimo perché facendo analizza ci dà un bel po' di oro. Ok, adesso dovremmo esserci con l'oro, tecnicamente. Vediamo poi un attimino cosa ci vuole. Argento, vabbè, se ne trovo ancora un po' per sicurezza. Pepita d'oro, fantastico. Fantastico, ragazzi, stiamo trovando un botto di oro, meno male. Altro oro, ottimo. Benissimo così. Ok, allora, secondo me adesso come oro siamo a posto, perché ne abbiamo 158. Quindi in teoria dovremmo essere a posto. Spero. Spacchiamo ancora questi, giusto per sicurezza, per non dover tornare su, ma linea di massima dovremmo essere a posto, dai. Speriamo. Ok. Questo mi ha dato argento. Questo forse mi ha dato oro. Questo trizio. No, non ce n'era di oro, no. Ma qualcun altro? Oro per 3. Vabbè, solo 3. Adesso siamo a 9, 10, 12... Vabbè, secondo me credo che sia sufficiente così, l'oro che abbiamo trovato. Oro ce n'è dato ancora. Ah, ma quel pianeta lì non l'ho visionato, scusami. Che caspita di pianeta è? Pianeta arido. Ah, ok, intanto il tracciamento antimateria l'ha fatto. Vabbè, sì, me lo dà già di default come zona. Ah, ed è sulla luna dove sono io, perfetto, meno male. Grazie gioco che non mi fai andare chissà dove, ma me lo tieni sullo stesso pianeta mio. Ho visto dell'oro arrivare dentro la nave. Sì, infatti, ne abbiamo 4. Ok. Allora, tecnicamente dovremmo esserci come oro. Quindi direi che ci siamo. Per cui a sto punto, ragazzi, torniamo a bomba sul pianeta. Vediamo di fare questi pannelli solari. Almeno sto tranquillo che comunque di giorno la corrente c'è sempre. Ripeto, le batterie sinceramente non mi interessano, perché tanto devo solo alimentare il teletrasporto, cioè giusto per avere un punto di viaggio che sia sempre attivo, perché sennò se poi mi toglie insomma il teletrasporto mi girano un po' le balle, sinceramente. Quindi cerco di fare questa cosa qua. Ok, quindi andiamo intanto un attimo in base, poi andiamo a prendere la traccia per l'antimateria, ma come detto adesso non è che mi interessi molto. Adesso mi interessava più che altro completare il discorso dell'energia nella base, così almeno stiamo tranquilli. Qua stiamo entrando nell'atmosfera, perfetto, e adesso andiamo di nuovo nella nostra basuccia. Vai, dai, scendiamo e direi che possiamo atterra, bravo, grazie. Ok, perfetto, poi dovrei fare la piattaforma di lancio. Però come detto, ragazzi, su sta base non ci sprecherò molto tempo, cioè la lascio così e basta, perché non mi interessa avere adesso la base qua. Ma porca miseria che sbaglio sempre. Oh, raggio minerario, ok. Dicevo, non mi interessa avere la base qua, sinceramente, ma mi interessa invece farla da un'altra parte, però farla fatta bene. Allora, quindi, questo l'abbiamo sbloccato, abbiamo detto, quindi abbiamo fatto sia il pannello solare sia le batterie. Ok, allora, per il pannello solare, però mi sa che mi ci vuole qualcosa che non ho, o mi sbaglio? Cosa mi serve? Placca metallica, oro, metallo cromatico. Ah, no, mi serve solo il metallo cromatico, perché poi il resto tutto, però, perché ce l'ho nella nave, ma ce l'ho. Fai così, allora, oro, ok, ce l'ho là, quindi, mazza come ho parcheggiato. Che cacchio di parcheggio che ho fatto. Va bene, dicevo. Allora, oro, fai trasferimento veloce, exotuta.
così ce l'abbiamo. Mi servirebbe del rame, che però porca miseria non ho. Ipermasso di trizio faccio così, ok, almeno la mettiamo lì e va bene. No, mi serve ancora del rame, ragazzi, mannaggia. Argento, conoscenza, conoscenza, argento, conoscenza. Dai, dammi una cacchio di cosa di rame. Paraffino, ho trovato... Oh, là. Sì, ma è lontanissimo. È lontanissimo quel cacchio di deposito. Fammi andare con la nave, va, se non ci arriviamo mai più. Pure propulsori di lancio. Pure questi. No, devo fare il carburante. Mannaggia, tutte io ce l'ho. Tutte io ce l'ho, porcaccia boia. Cosa mi serve? Placca metallica. Ok, fammi la placca. Polvere di ferrite, ovviamente. Ma ce l'ho nella tuta, però, la polvere di ferrite. In teoria, no, solo due in realtà. Sì, vabbè. Esci un attimo, allora, che la prendiamo subito. Va bene, per fortuna, ragazzi, che con questo multitool faccio decisamente prima a raccattare le cose. Prima impiegavo veramente, veramente tanto, ma tanto di più. Adesso me la viaggio molto, ma molto meglio. 50 addirittura di ferrite ne serve. Porca miseria, no, questo no. Servono, quelli là piccini picciò. Ok, dammi questo. Perfetto, perfetto. È perfetto, boh. Dovrebbero bastarmi, sì, esattamente. Quindi questa ce l'abbiamo. Allora, adesso possiamo andare a creare il nostro... che cacchio sto a fare? Ok, questo qua. Quindi andiamo a fare... no, dammi la nave. Che ne serve veramente un sacco di rame. Però dai, questo è un deposito bello grosso, quindi... Per un po' dovrei essere a posto, per un po'. Speriamo, speriamo. Ma piglia tutto. Ok, buona, dai, dovrei aver preso in linea di massima tutto. Forse è rimasto qualcosina, ma vabbè. Niente di che, niente di che. Ok, allora, torniamo alla nave, che c'è il bestio lì che mi vuole uccidere, come al solito. E direi che ci siamo. Allora, dov'è la mia base? Cacchio sta la base là. Ok, andiamoci. Perfetto, boh. Frena a terra. Ok. Mazza, accelera però sta nave, eh. Porca miseria, c'è una bella ripresina, dai. C'è una bella ripresina sta navetta qua. Allora, quindi andiamo qua. Facciamo così, tac, tac. Mi dai il rame, se lo trovo. Dammi l'inventario. No, perché l'inventario della nave è la mia? Dov'è? Rame, ok, non lo vedevo. Non lo vedevo, vai di metallo cromatico. Ok, quindi in realtà dovremmo avere tutto per poter fare il pannello solare. Mi manca una placca, ma la placca metallica, scusami, non l'ho appena presa io. Cioè non l'ho appena fatta, l'ho fatta nell'astronave. No. Per cosa? Ah no, che scemo, l'ho usata per fare... Ma porca miseria, l'ho usata per fare il carburante. Ma mannaggia a me, mannaggia. Ridaia che sbaglio. No, manipolatore no. Dammi questo. Ok. E vaffa in bagno, però che sfiga. Che sfiga pure l'arma scarica. Vabbè, allora, dove sta? Qua. Carbonio. Sì, vabbè, ma non all'1% però. Che cacchio stai a fa? Dammi questo. Ok. Boh. Ce l'abbiamo, perfetto. Allora, prendiamo quindi 50 di ferrite, come prima. Facciamo un'altra bella placchettina. E siamo a posto, ok? Vai, vai, piglia ferrite, piglia ferrite. Ok, 22, sì, ma dovrebbero bastarmi con quegli altri che ho. Ok. Perfetto, quindi abbiamo detto exotuta, tac, tac e tac. Perfetto, questo ce l'abbiamo. Poi ricarichiamoci magari l'exotuta prima di morire malissimo. Ok, adesso a sto punto andiamo qua, prendiamo il nostro metallo, che dovrebbe a questo punto bastarci. L'oro ce l'abbiamo. Quindi non ci rimane altro che, esatto, fare il nostro bel pannellozzo solare. E voilà, vai. Ottimo così. Adesso dammi il cablaggio. Quindi mi metti un filo qua e me lo colleghi a questo. Oh, perfetto. Così adesso vedete che poi il pannello solare in automatico
si gira e tecnicamente dovrebbe andarmi un attimo a sistemare, diciamo, il tutto nel momento in cui questo smetterà di funzionare. Questo, come detto, reattore biocarburante va avanti per 23 ore, però ribadisco, prima o poi finirà. Nel momento in cui finisce, so che almeno di giorno abbiamo il nostro bel pannellozzo solare che ci permetterà comunque di sfruttare direttamente come si chiama? Il nostro teletrasporto. Così almeno siamo tranquilli che qua ci possiamo tornare sempre, dovesse servirci qualcosa a livello di risorse, come detto, qua se ne trovano tante. Il pianeta non è ostile, perché comunque, a parte qualche animale che ogni tanto rompe le balle, non ci sono sentinelle. Quindi insomma è abbastanza tranquillo, per cui lo terrei da conto proprio come pianeta più che come base, perché ripeto, come base per quella ce la faremo per bene, magari da un'altra parte. Detto questo, ragazzi, quindi io direi che per il momento posso concludere qua con questo nuovo video dedicato a No Man's Sky. Vi ho fatto vedere la stazione spaziale, che è stata un po' la novità che appunto ho fatto nel video che ha avuto problemi e che quindi non avete visto. Vi ho fatto vedere comunque le cose che ho fatto off camera, che quelle, vabbè, sono rimaste uguali al classico No Man's Sky, al vecchio No Man's Sky, quindi da qua ovviamente andremo avanti, anche perché il bello viene adesso, dato che abbiamo comunque sbloccato l'iperguida e quindi possiamo viaggiare fra i vari sistemi. Detto questo, ragazzi, quindi io vi invito come sempre, mi raccomando, a sostenere questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e attivate la campanella delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, magari offrirmi un bel caffè, lo può fare come sempre attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!